La grande icona della Pala Bardi. Una tavola che ti mette in silenzio. Ora che in Santa Croce, a Firenze, è posta in cima alla navata centrale, con sullo sfondo l'altare e il crocifisso, ti ci perdi davanti nel contemplarla. Ti appare ancora più grande, imponente, silenziosa lei e colma di senso, e tu, lì, piccolo e incantato a scrutarla. L'immagine del santo. Quel frate è maestoso, alto. Francesco era diverso, piccolino, ma un'icona era un oggetto sacro che univa terra e cielo, e quell'uomo umilissimo lo aveva toccato, e ora poteva fare da ponte o da pilastro verso l'Altissimo. La sua veste povera e il cappuccio lascia emergere solo un volto pensoso, scavato, delineato a tratti forti, silenzioso ed espressivo. Non sembra più un volto umbro assisiate. È consumato e quasi configurato a un Cristo bizantino. Prezioso il libro dei Vangeli coperto dalla croce e sigillato. Lo ha dalla parte del cuore, dove lo posero le parole del crocifisso di San Damiano e la lettura del Vangelo. Ascoltandolo, aveva esclamato: «Questa è la mia vita, osservare il Vangelo!» E lo fece davvero, con tutto se stesso, fino a restarne segnato, inciso e sigillato nelle mani, nei piedi e nel costato. Le stimmate appaiono ben marcate. Emergeva da esse un amore accolto e scelto, come era divenuto profondo e sempre più bruciante, pensando agli anni in cui aveva iniziato. Di quei segni Francesco quasi aveva vergogna, li teneva nascosti a tutti. Ora però il pittore doveva manifestare quale splendore egli era stato per il suo tempo, la compattezza della figura e la chiarezza di quei particolari unici, avrebbe continuato a dirlo alle nuove generazioni. Il Cartiglio. Il Cartiglio è il culmine di tutta la tavola, è quasi un appello, un avvertimento. Su in alto il cielo, lo spazio di Dio che con una mano regge il Cartiglio. Così egli presenta Francesco. Due angeli grandi, dalle vesti accurate, le ali possenti, ferme, senza aprirsi al volo, gli sguardi che si incrociano, meravigliati. È un dono di Dio che è passato loro dinanzi. Ha attraversato i loro spazi tra cielo e terra, quasi un nuovo angelo. Non hanno potuto trattenerlo. Anche le loro mani gridano meraviglia e lo presentano a tutti con parole appena leggibili. Unc exaudite peribentem dogmata vitae. Date ascolto attento a costui che vi offre insegnamenti di vita. Riecheggia la voce del padre sul figlio nella trasfigurazione al Tabor. Francesco è maestro di vita perché ha accolto ciò che gli apostoli non riuscivano ad accettare, che il Messia dovesse essere sconfitto, crocifisso. Ora può proclamare con tutta la sua vita che questa è la via sicura, lo dicono i segni delle stimmate. Con sicurezza, come un dogma, dogmata vitae, la salvezza emerge nei segni reali del Cristo povero e crocifisso. Francesco, sai tu quello ch'io t'ho fatto? Io t'ho dato i segnali della mia passione, a ciò che tu sia mio gonfaloniere. Lo scontro in famiglia. Un padre, una madre, un figlio. Pietro di Bernardone non ne poteva più degli sprechi di questo figlio.
Va bene che un tempo sperperasse con gli amici, ma ora mettersi a dare tutto ai poveri, no, proprio no, gli faceva fallire la bottega. Partendo per un viaggio di affari, lo aveva prudentemente legato e chiuso in casa. La scena, con sullo sfondo grandi costruzioni, coglie il momento in cui il padre rientra e vede la mamma che scioglie il figlio, liberandolo. Francesco, già con l'aureola, veste ancora i bei panni di casa. Il padre, con le braccia minacciose, che se lo vedono sfuggire, è appesantito dal mantello scuro e grida contro la moglie. Troppo dolce e remissiva la monna Pica verso quello scapestrato dissipatore. Storie normali di famiglia, così composita ed espressiva di quel momento europeo in cui emergeva la classe dei commercianti e crescevano gli scambi nei mercati. Nuovi incontri davano occasione anche a matrimoni con donne d'Oltralpe. I figli si godevano le ricchezze accumulate dai genitori e mai sudate di persona. Un padre deve difendere il suo capitale. È il suo modo di rendere sicuro il futuro dei figli. Una madre, invece, continuerebbe in eterno a coccolare e difendere i figli. Rabbia da un lato e tenerezza dall'altro. Impossibile trovare una linea comune. Quel figlio è troppo nuovo rispetto alle attese di due bravi genitori. Davanti al vescovo Guido. La famiglia è lacerata, ma chi comanda è il padre, e per prendere in mano la faccenda accusa il figlio, chiedendo una decisione al vescovo di Assisi. Emerge a destra la famiglia di Francesco. Il vescovo, seduto sulla sua cattedra e ornato delle vesti episcopali, lo copre col suo mantello con pienezza di autorità. Un messaggio che forse va oltre la paterna benevolenza del vescovo Guido. Alle sue spalle un diacono regge il Vangelo. La Chiesa, pur paludata e appesantita, ne è custode e annunciatrice. È lei a generare questo nuovo figlio, custodito nel suo grembo, che viene alla luce come un uomo nuovo. Nacque al mondo un sole. Tra le due famiglie, le vesti gettate a terra. Sono i beni di Pietro di Bernardone, preziosi, belli, ma avrebbero soffocato questa nuova vita. Bisogna abbandonarli, riconsegnarli. Contrasto aperto tra la paternità del padre, Pietro, e quella del vescovo. Quasi due principi inconciliabili. Agli estremi del quadro, due alte figure presentano chi è capace di generare e far vivere, il Vangelo e la donna, l'uno e l'altra emarginate, appartate. In realtà, sono la vera sapienza offerta agli uomini padri. Questi, con la sola forza del potere o dell'autorità, non sono in grado di cogliere il bene nascente nella Chiesa o nella famiglia. Francesco, il nuovo cristiano. Siamo intorno al 1205. Francesco ha 22-23 anni. Vestito da eremita, col tipico bastone, tocca un abito a forma di croce, con un cappuccio a coda. Vescovo e diacono assistono alla scena. Francesco sta passando da uno stile di vita riconosciuto dalla Chiesa a uno stato nuovo che egli sta inventando, cercando e creando. San Bonaventura dice che il vescovo, il giorno della sua spogliazione, gli aveva donato la veste povera di un suo garzone. Francesco, con un mattone, vi aveva tracciato sopra una croce e se ne era rivestito. Semplice cristiano, uomo nuovo vestito di povertà a forma di croce, sono le vesti delle nozze con Madonna Povertà. La Chiesa gli dà qualcosa, egli la intride di vita cristiana. Il diacono, che nella scena precedente aveva in mano il Vangelo, ora sembra indicare Francesco.
Ecco il nuovo evangelista. Ecco cosa voglio. Siamo nel febbraio del 1208. È la festa di San Mattia e ascoltando il Vangelo proclamato nella liturgia del giorno, Francesco resta colpito dalle parole con cui Cristo invia gli apostoli nel mondo. Vadano senza avere né oro né argento, senza bisaccia né pane, né bastone per via, né calzari, né due tuniche, ma predichino soltanto il regno di Dio e la penitenza. Questo voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con tutto il cuore, aveva esclamato. Al centro della scena l'altare, l'evangeliario e il sacerdote, pilastri della sua fede e del suo essere nella Chiesa. Ai lati, un chierichetto dietro al diacono che quasi si sporge ammirato verso Francesco. Dietro al santo, la comunità dei fedeli, tutti sotto lo stesso tetto. Ma lui, quasi atleta ai blocchi di partenza, sta iniziando la sua corsa. Esce seguendo il Vangelo. Un piede è già scalzo. Lo sguardo del sacerdote è volto a lui e gli mostra il Vangelo. Benevolenza e trepidazione di una chiesa, meravigliata speranza di una novità inattesa. Celano racconta di lui descrivendo nell'entusiasmo gioioso la immediatezza di attuazione. Non era mai stato un ascoltatore sordo del Vangelo. Dal Papa per avere una regola. Primavera del 1209, o forse dell'anno seguente, Francesco ormai ha 11 compagni e il senso di responsabilità e di appartenenza lo spinge a recarsi a Roma da Papa Innocenzo III. Si presenta con una regola molto semplice, fatta di brani evangelici e di qualche nota di comportamento. Presso la Curia Romana sarà aiutato dal Vescovo Guido, in quei giorni a Roma, e dal Vescovo di Sabina. Papa Innocenzo III era un uomo di grande levatura. Conosciute le intenzioni e l'animo di quel gruppetto, dopo matura riflessione, diede il suo assenso. Andate con Dio, fratelli, e come Egli si degnerà ispirarvi, predicate a tutti la penitenza. Il Signore vi farà crescere. Tornate lieti a dirmelo. A sinistra, una chiesa a cupola rossa e il diacono che porta il Vangelo. È la forza che Francesco ha alle spalle. Ecco ciò che gli dà la Chiesa e che lui propone in piedi come un araldo. Ma egli è anche come uno che sa mettersi in ginocchio per riceverlo dal Papa. Quel Vangelo regola è ciò che lo tiene unito alla Chiesa così come essa è, nella sua magnificenza che la fa apparire un po' separata. Il Papa con tre vescovi alle spalle. Essa sa anche riconoscere, benedire e mandare questo nuovo uomo del Vangelo. Francesco è rivestito dell'abito marrone, la corda ai fianchi, la tonsura e la barba. È ormai nella sua nuova forma di vita. Mentre il Papa lo benedice e gli affida il Vangelo, egli sembra poggiarvi sopra le mani, come in una promessa, e riceverlo totalmente come impegno da realizzare. Il primo presepe. Siamo nel 1223, notte di Natale a Greccio. Francesco è stato in Terra Santa nel 1219 e il contatto con la terra dell'Incarnazione gli ha generato in cuore il desiderio che tutti possano vedere con gli occhi della carne l'umiltà di Dio, il suo farsi uomo come noi per mezzo della Vergine Maria. All'epoca era difficile recarsi nei luoghi carissimi al pellegrinaggio cristiano. Siamo ai tempi della Quinta Crociata. Francesco allora invita tutti a Greccio a farsi protagonisti di quella sacra rappresentazione e inventa un nuovo modo di pellegrinare verso colui che era sempre nel suo pensiero.
difficilmente gli riusciva di pensare ad altro che non fosse l'umiltà dell'incarnazione e l'ardore della passione del suo Signore. La scena ha il suo centro nel bambino, adagiato sulla mangiatoia di roccia. La parola del Vangelo sembra quasi scivolare da sopra l'altare e cadere su di lui, la parola fatta carne. Tre personaggi in vesti bianche rituali a sinistra. Dall'altro lato, dove sono i laici, con vesti di festa piene di colore, Francesco si avanza un poco per proclamare la parola del Vangelo. Quando dice Betlemme, pare imiti il belato di una pecora, e mentre pronuncia il nome del bambino, si lecca le labbra. Unico esempio nei particolari della pala, qui un arco unisce tutta la scena. Sacerdoti, diaconi e laici, la Chiesa, attorno al mistero fondante e fondamentale del Verbo fatto carne per la nostra salvezza. Forza e dolcezza di un'umanità amata da Dio, scelta per dirci la sua vicinanza e riproposta dalla tenerezza di Francesco. Gerarchia e popolo di Dio la contemplano in Gesù e la vivono nell'Eucarestia. La predica agli uccelli. Il racconto fatto da Tommaso da Celano nella vita prima è pieno di pathos, capace di render partecipi, come lo fa questo quadretto, del rapporto tra Francesco e gli animali. Vari fatti si raccontano di lui e degli uccelli. A Roma, quando gli uomini dotati di intelligenza avevano a noia mettersi ad ascoltare, a Cannara, a Bologna, quando alle sue parole gli uccelli facevano festa, allungavano il collo, spalancavano le ali, aprivano il becco, fissandolo attentamente. Nella laguna di Venezia, quando chiede loro di tacere perché i frati possano cantare le lodi di Dio. O alle falde del Monte della Verna, quando ascoltando i loro cinguettii di gioia, vi riconosce l'approvazione di Dio perché egli e i suoi frati avevano accettato quel luogo dal conte Orlando Cattani di Chiusi. Gli uccelli per Francesco erano simbolo delle classi più umili, i poveri che accolgono la parola e dei quali è il regno dei cieli, e anche i suoi frati. Alcuni vestivano quasi come loro ed egli li prediligeva. Si tratta della Lodola Cappellaccia. Diceva di lei: la sorella Lodola ha il cappuccio come i religiosi ed è umile uccello che va volentieri in cerca di qualche granellino e se ne trova anche tra i rifiuti, lo tira fuori e lo mangia. Volando, loda il Signore soavemente, simile ai buoni religiosi che, staccati dalle cose del mondo, vivono sempre rivolti al cielo e la cui volontà non brama che la lode di Dio. Il vestito della Lodola, il suo piumaggio, cioè, ha il colore della terra. Così offre ai religiosi l'esempio di non avere vesti eleganti e di belle tinte, ma di modesto prezzo e colore, somigliante alla terra, che è l'elemento più umile. Sono i volatili che rotearono cantando sulla Porziuncola al momento della sua morte. Francesco, uomo nuovo col suo amore a Cristo, compiendo la volontà di Dio, ritrova l'armonia paradisiaca dell'uomo che finalmente si fida di lui e tutto vede e riconosce come suo dono e segno. Francesco si presenta al sultano ad Amietta. L'incarico di portare a tutti l'annuncio evangelico spinge Francesco ad andare oltre gli schemi, i timori e gli ostacoli. Finalmente riesce a recarsi durante la quinta crociata nel 1219 ad Amietta, sul delta del Nilo, dove si stanno affrontando le armate crociate e saracene. Vari desideri lo animavano: l'annuncio del Vangelo, il martirio, il visitare i luoghi della redenzione. È il seme dell'amore e del servizio di tanti francescani nella Terra Santa, migliaia da allora a oggi.
riesce ad essere introdotto presso il sultano Malik al-Kamil. Il racconto è certo nella sua storicità, anche se intorno vi sono fioriti ampliamenti e ipotesi. Grande il coraggio alla base di quel gesto e grande la fiducia verso il cuore di ogni uomo, anche di chi in quel momento poteva essere visto da tutti come nemico. Quel sultano si rivelò uomo molto illuminato, anche nel cercare vie di dialogo per risolvere il problema di Gerusalemme e dei pellegrinaggi. Tommaso da Celano racconta che guardava Francesco come un uomo diverso da tutti gli altri. Era molto contento delle sue parole e lo ascoltava volentieri. Il quadretto, colmo di personaggi, fa da parallelo alla predica agli uccelli. Tutti gli uomini attendono l'incontro col Vangelo che Francesco tiene aperto con chiarezza nella mano sinistra, offrendolo. Con la destra ammonisce e invita a guardare in alto. Sul trono, Malik al-Kamil lo ascolta attento e commosso. Nessun rogo acceso tra Francesco e il musulmano apparirà nelle pitture di Giotto e in seguito come offerta di sfida, ordalia o, secondo stimolanti ipotesi di lettura più recenti, come indice puntato sul drago di fuoco, nascosto tra le fiamme come un serpente, il diavolo che divide i figli di Dio. Libera una piccola pecora. Un evento delicatissimo che mostra come lo sguardo di Francesco sulle creature gli rivelasse sempre in loro l'immagine del suo Signore. Stava andando verso le Marche e vide un gregge misto di capre, montoni e porci. Solo una pecorella bianca, umile e quieta, brucava l'erba. «Vedi», dice a Fra Paolo, «quella pecorella sola e mite tra i caproni? Il Signore nostro Gesù Cristo, circondato e braccato dai farisei e dai sacerdoti, doveva proprio apparire come quell'umile creatura. Per questo ti prego, figlio mio, per amore di Lui, sii anche tu preso da compassione. Compriamola e portiamola via da queste capre e da questi caproni». Ma i due poveri frati non avevano di loro neanche la tonaca. Venne in loro soccorso la bontà di un signore che, commosso dalla loro sensibilità, comprò la pecorella e la diede loro. Essi la portarono al vescovo e poi la regalarono alle claustrali del monastero di San Severino. Esse, con la sua lana, fecero una tonaca per il santo, che l'accolse con devozione e festosamente la stringeva al suo cuore e la baciava. Amore alle creature, difesa dei più deboli, lettura dei segni che gli ricordavano il suo umile amato, gioia per gli atti di generosità ricevuti. Il quadretto mostra la cura con cui Francesco prende in braccio la pecorella e la stringe a sé, quasi rubandola a quell'ambiente ostile. Era il suo amore al Signore fattosi piccolo, sperduto. Ora era lui, Francesco, a farsi suo buon pastore. Salva dal macello due agnellini. Un racconto quasi parallelo, ricco di sensibilità e di attenzioni francescane. Due agnellini legati per le zampe a una stanga portata a spalla da un pastore. Stavano per essere venduti al mercato e macellati. Cosa poteva fare d'altronde quel pastore? Erano il frutto del suo lavoro ed egli aveva bisogno di denaro. I commercianti lo avrebbero pagato, poi avrebbero macellati i due agnellini per farne un buon arrosto. Francesco è preso da compassione, ascolta i loro belati come una mamma sente piangere i suoi bambini, li accarezza per consolarli, come lei fa coi figli impauriti. Vorrebbe liberarli, ma non ha un soldo, né lui né Fra Paolo. In cambio, però, potrebbe dare il mantello che ha ricevuto in prestito il giorno prima e vale molto di più. Affare fatto. Ma realisticamente, che se ne fa ora dei due agnellini?
Fra Paolo lo consiglia. Li ridaremo al pastore, che si prenderà l'impegno di non venderli più, di mantenerli e custodirli con cura. Anche le cose più piccole valgono molto di più del guadagno che possono arrecarci se le prendiamo a cuore. E davvero ne guadagnarono tutti. Gli agnellini per primi, ma anche il giovane pastore e il cuore dei due frati. Questo era il modo con cui Francesco guardava le cose e le creature, e così insegnava agli altri a fare: prendersene cura sempre, ad ogni costo, e coinvolgere gli altri nel fare altrettanto, con tenerezza e realismo, salvare ed educare coinvolgendo. Bisogno di verità e grande umiltà. Francesco amava dare segni chiari di quello che viveva. Voleva essere vero, conosciuto dagli altri come era realmente davanti a Dio. Temeva che la stima che avevano creasse di lui un'immagine sovrastimata. Aveva scelto un'estrema povertà anche nel cibarsi poveramente. Ammalatosi, aveva dovuto essere rifocillato con un po' di carne di pollo per avere almeno la forza di camminare. Che contraddizione, secondo lui, col suo spirito di penitenza. Era voluto entrare in Assisi e davanti a tutti si era fatto togliere l'abito, legare con una fune al collo e fatto vilipendere dal frate suo compagno. «Guardate questo ghiottone!» L'effetto era stata una grande meraviglia tra la gente e tutti erano ancor più spinti dal suo esempio a seguirlo nella penitenza e nel digiuno. La scena, nel solito schema triplice dei vari eventi, vede Francesco al centro seduto e con le mani legate alla colonna, reminiscenza della flagellazione di Gesù. A sinistra, tre uomini ammirati di lui, come indica il gesto del primo. A destra, invece, delle nobildonne con splendide vesti, i volti fissi su di lui e quasi impietrite nella meraviglia senza alcun gesto. Quell'uomo toglieva il respiro. Nulla di sé, nemmeno un povero abito, nemmeno una concessione alla salute, e sempre alla ricerca di qualche gesto che lo esponesse al disprezzo. Ma era tanto vero con se stesso, con Dio e con tutti, che ogni cosa diventava esempio e specchio delle coscienze. Le stimmate del suo tu per tu con Cristo. Nella solitudine del Monte della Verna, Francesco raggiunge un culmine. È assimilato a Cristo crocifisso con i segni della passione. Il dolore del suo Signore gli aveva trafitto l'animo fin dai tempi dei colloqui con il crocifisso di San Damiano. Ora, dai fori dei chiodi e dal costato, affiorava un amore vissuto per anni e reso più ardente dalle difficoltà recenti per le incomprensioni e le incoerenze dei frati. Un anno prima, il Papa Onorio III aveva preso in carico la sua famiglia a nome della Chiesa, approvando la regola nel novembre del 1223. Francesco ricominciava un itinerario tutto personale dall'Incarnazione, celebrata col Natale di Greccio, alla crocifissione sul Calvario della Verna. Aveva chiesto di poter ricambiare un po' del dolore che Cristo aveva provato per lui nella sua acerbissima passione, ma aveva chiesto anche un supplemento di amore per poterlo portare davvero. Era stato esaudito e le stimmate lo sigillarono in quella notte intorno alla festa dell'esaltazione della croce. Portò nella sua carne per 2 anni l'ultimo sigillo di cristiano reso perfetto, ben formato e realizzato con estrema cura, come i tessuti destinati all'esportazione, uso fiorentino del sigillo dell'arte della lana sui suoi prodotti migliori. Da parte sua cercò sempre di nascondere quei segni. Solo Chiara e frate Leone ne sapevano qualcosa.
La maggior parte dei frati ne furono informati solo alla sua morte da frate Elia, con una lettera commovente. Nel quadretto solo lui, Francesco, e il volto del crocifisso tra le ali del serafino. Siamo al puro a tu per tu, nessun testimone. In seguito, nell'iconografia delle stimmate, apparirà almeno frate Leone. Qui invece solo loro due, Francesco e Cristo. Il mistero dell'amore fiorisce solo nel deserto di tutto e di tutti. Francesco continua a seguire i suoi frati apparendo al capitolo di Arles. Tommaso da Celano, il primo biografo di Francesco, intitola un capitolo, Vita Prima, 18, come il beato Francesco, anche assente, vedeva i suoi frati. Mentre ad Arles il provinciale aveva riunito i frati a capitolo nel 1224 e frate Antonio predicava loro su Gesù Nazareno, re dei Giudei, un altro frate, di nome Monaldo, vide il beato Francesco sollevato in alto in atto di benedire i presenti. Francesco in questi anni si faceva vedere poco. Era preso dai suoi desideri di ricominciare a vivere negli eremi. Spesso era ammalato. Non diminuivano le difficoltà di rapporto con alcuni ministri che non avevano gradito la regola. Alcuni però erano davvero fedeli alla regola e molto legati alla sua persona nei modi, fare il capitolo, nei temi, Cristo, e nelle persone di sua fiducia, come il teologo Antonio. Sulla vita di questi frati, Francesco veglia e li benedice. Frate Antonio era arrivato qualche anno prima dal Portogallo, ben formato in teologia, ricco di spirito di evangelizzazione fino al desiderio del martirio. A lui, dotato di santa obbedienza e umiltà, Francesco aveva scritto una lettera. A frate Antonio, mio vescovo, frate Francesco, salute. Ho piacere che tu insegni la teologia ai frati, purché in tale occupazione tu non estingua lo spirito della santa orazione e devozione, come è scritto nella regola. Stai bene. Nel quadretto, frate Antonio è raffigurato come un anziano predicatore dalla barba bianca. I frati appaiono stretti in una fraternità di attenzione e sostegno reciproco. Francesco tra i lebbrosi. Francesco lava i piedi ai lebbrosi. A sinistra, in una scena più piccola, egli tiene uno di loro sulle ginocchia. I lebbrosi furono l'incontro determinante della sua vita. Lo racconta anche nel Testamento. Ne provava ribrezzo. Una volta riuscì finalmente a superare la repulsione, ne avvicinò uno e lo baciò. Il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. Allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo. Da allora in poi si recava volentieri tra loro, lavava loro le piaghe e ne baciava le ferite. Il lebbroso fu per lui incontrare Cristo e prendersi cura, servendo i poveri del suo Signore, coperto dalle piaghe dei nostri peccati. Volle che i suoi frati andassero dai lebbrosi e stessero con loro. Era il loro vero noviziato. La scena del quadretto fa pensare al gesto dell'ultima cena, quando Gesù si mise ai fianchi un asciugatoio e lavò i piedi ai discepoli. Aveva detto di far memoria di questo lavandosi i piedi gli uni agli altri e amandosi tra loro come egli li aveva amati. La scena a sinistra con il lebbroso sulle sue ginocchia fa pensare all'attenzione e alla cura che Francesco chiede ai suoi frati di avere l'uno per l'altro. E se la madre nutre e ama il suo figlio carnale, con quanto più affetto uno deve amare e nutrire il suo fratello spirituale? E se uno di essi cadrà malato,
Gli altri frati lo devono servire come vorrebbero essere serviti. Le solenni esequie di Francesco. È il solenne rito funebre attorno al corpo di Francesco, deposto su un grande catafalco rosso. È già un'apoteosi. Non più la nuda terra della Porziuncola, né il pianto inconsolabile dei frati, ma uno sfondo tutto di glorificazione e testimonianza. Alcuni frati posti su ambedue i lati portano ceri, uno, con stola da sacerdote, ha in mano il libro del rito. Al centro un frate col turibolo onora il corpo di Francesco ormai contemplato dall'alto del cielo e invocato come taumaturgo da alcuni poveri e ammalati ai piedi del catafalco. Così scrive Tommaso da Celano. Vedevano ancora la sua carne, che prima era bruna, risplendere ora di un bel candore, una bellezza sovrumana, che comprovava in lui il premio della beata resurrezione. Ammiravano infine il suo volto simile a quello di un angelo, quasi fosse vivo e non morto, e le altre sue membra divenute morbide e flessibili come quelle di un bambino. Niente contrazione dei nervi, indurimento della pelle, irrigidimento del corpo, come suole accadere per chi è morto, ma la stessa mobilità di movimenti degli esseri viventi. Mentre risplendeva davanti a tutti per sì meravigliosa bellezza e la sua carne si faceva sempre più diafana, era meraviglioso scorgere al centro delle mani e dei piedi non i fori dei chiodi, ma i chiodi medesimi, formati di carne dal color del ferro, e il costato imporporato dal sangue. E quelle stimmate di martirio non incutevano timore a nessuno, bensì conferivano decoro e ornamento, come pietruzze nere in un pavimento candido. Due miracoli. Due miracoli. Uno è localizzato presso la sua tomba. Inizialmente Francesco fu sepolto nella chiesa di San Giorgio, all'interno delle mura di Assisi. Frate Elia si mise subito al lavoro per il grande progetto, oggi detto Sacro Convento, all'interno della cui chiesa inferiore si trova la tomba. La prima storia. Una ragazza con grave malformazione al collo, che era orribilmente piegato da una parte e il capo aderente alla spalla, così che non poteva guardare in alto se non di traverso, e con grande fatica fu posta per un po' sotto l'urna lignea che conteneva il corpo del santo. Fu miracolosamente guarita. L'effetto gioioso appare a sinistra. La ragazza è sulle spalle della mamma, come in trionfo, col collo ben diritto e il capo alto. Più drammatica la scena centrale, dove una donna indemoniata è trattenuta a fatica da due persone, mentre il medico, riconoscibile dalla veste di ermellino, è sgomento alle loro spalle. Tre diavoli neri escono dall'ossessa. Francesco e un suo compagno allargano le braccia come a scacciarli via, mentre una figura più in basso, vestita di rosso, resta sgomenta di fronte a quello che sta avvenendo. Forse ci si riferisce a un miracolo accaduto a Città di Castello. La santità dell'uomo nuovo Francesco riporta armonia nel corpo e nello spirito delle persone che si rivolgono a lui. Il male si accanisce sugli uomini, ma attraverso la santità si può ricostruire anche là dove il maligno odia e distrugge l'opera di Dio. La sua canonizzazione. È il 16 luglio del 1226. Nemmeno 2 anni sono passati dalla morte di Francesco. Indetto il processo per la canonizzazione, è apparso chiaro che la santità di questo uomo non ha bisogno della verifica dei miracoli. Noi stessi l'abbiamo vista con i nostri occhi e toccata con le nostre mani e vagliata alla luce della verità. Tutti
tripudiano, gioiscono e piangono insieme, e quelle lacrime sono per loro pienezza di benedizione. Senza più indugio, si fissa il giorno di grazia che riempirà il mondo di gaudio salutare. La scena raffigurata riprende le solenni espressioni del celano. Papa Gregorio IX, adornato delle infule papali e dei paramenti sacri allacciati con fibbie d'oro scintillanti di pietre preziose, circondato da vescovi e cardinali, presiede la canonizzazione. Il suo gesto benedicente sembra stia autorizzando il personaggio elegante, forse un notaio, con il volume in mano perché proclami i miracoli del santo. Poco prima, il Papa stesso, commosso fino alle lacrime, aveva ricordato la santità della vita di Francesco. Continuerà a piangere anche durante la lettura fatta dal suddiacono Ottaviano, bagnando di lacrime i santi paramenti. La scena a sinistra è affollata di frati rivestiti con abiti bianchi della liturgia di festa. Il popolo, che non compare nel quadretto, piangeva in attesa amorosa e impaziente della lettura del decreto. La sua santità aveva davvero riportato nel mondo una nuova giovinezza e una insperata esultanza, e il virgulto dell'antica religione aveva subito rinnovato rami che erano ormai vecchi e decrepiti. Salva una nave dal naufragio. Un fatto raccontato da San Bonaventura: una tempesta e dei marinai che, temendo di non farcela, invocano San Francesco. Bonaventura parla dell'apparizione di una luce che li rassicurò. Nella Pala Bardi, invece, si raffigura Francesco con i marinai che si rivolgono a lui con angosciosa apprensione. Lui li benedice con una grande calma che si comunicherà anche alle onde, turbinose e sconvolte, in una baia tra rocce rosse e montagne verdeggianti. Un evento, un miracolo e forse un messaggio per la barca della Chiesa sempre sballottata dalle tempeste che prendono il cuore di tutti coloro che la governano o vi sono dentro. La nave può sentirsi sicura. Ha a bordo un santo grande, rassicurante. Francesco aveva già avuto a che fare con marinai e tempeste, quando alcuni di loro non avevano voluto imbarcarlo perché avevano pochi viveri a bordo. Lui e il suo compagno si erano intrufolati clandestinamente. Uno strano personaggio si era presentato alla nave portando cibi per i due clandestini. La tempesta allungò i giorni di navigazione e i viveri erano davvero finiti. Fu il cibo portato per i frati che salvò tutti, anche l'equipaggio. Accogliere Francesco e i suoi frati diventava sempre più di benedizione per chiunque. Il messaggio era chiaro: accogliere questi nuovi poveri ridava abbondanza e sicurezza spirituale e materiale alla Chiesa e al mondo. Una schiera di miracolati ringrazia Francesco. Una decina di uomini coperti solo da un panno bianco legato ai fianchi portano ceri a San Francesco. Lui accetta, ma alle sue spalle un frate sembra indicare in alto: l'onore sia riservato all'Altissimo. Francesco e il frate sono dietro un altare coperto da una ricca tovaglia rossa. Sono i marinai del racconto precedente? O forse è l'intera schiera di coloro che per sua intercessione hanno ritrovato salute e salvezza? La pala doveva parlare di Francesco, ma anche sostenere e incrementare la devozione verso di lui. Le fonti francescane raccolgono i racconti dei miracoli che riguardano ogni genere di persone e di problemi nei quali tanti hanno sperimentato la sua intercessione. Accanto all'ammirazione per la sua santità e per i fatti della sua vita, cresceva la gratitudine per i benefici che Francesco dal cielo continuava a effondere verso i suoi devoti. La guarigione di un povero zoppo.
Bartolomeo era un povero mendicante. Dormiva per i campi. Una mattina, svegliandosi, si era trovato paralizzato e incapace di muoversi. Col tempo, sempre più, la gamba e il piede si erano rattrappiti e resi insensibili. Una notte, in sogno, Francesco gli dice di recarsi a mettere i piedi in un laghetto. Lo avrebbe guarito. Il paralitico chiese al vescovo come dovesse interpretare questo sogno e, consigliato di seguire il comando di Francesco, si era avviato a fatica verso il luogo. Stremato, si sentì confortare e continuò, ma si era fatta notte e lui aveva perso la strada. Una voce lo prese a guidare finché giunse all'acqua. Mentre si immergeva, sentì una mano che gli toccava il piede e un'altra che ridonava articolazione alla gamba. Guarito, salta fuori dall'acqua, lodando, benedicendo l'onnipotenza del Creatore e il beatissimo suo servo Francesco che gli aveva fatto una grazia così grande. Da 6 anni, infatti, era così ed era ormai anziano. Il miracolo di Bartolomeo di Narni fu agli atti del processo di canonizzazione di Francesco. Francesco, al centro del quadretto, è piegato amorevolmente sui suoi arti malati. Bartolomeo, guarito, stampelle in spalla, ben vestito di tunica e mantello, si incammina agile e contento. Si può essere sfiorati in sogno da Francesco, si può essere seguiti e guidati. Egli può dare giovinezza e nuova agilità per il cammino che ognuno deve fare. Il primo biografo di Francesco, Tommaso da Celano, offre una straordinaria descrizione del santo. Quanto era bello, stupendo e glorioso nella sua innocenza, nella semplicità della sua parola, nella purezza di cuore, nell'amore di Dio, nella carità fraterna, nella prontezza dell'obbedienza, nella cortesia, nel suo aspetto angelico. Di carattere mite, di indole calmo, affabile nel parlare, cauto nell'ammonire, fedelissimo nell'adempimento dei compiti affidatigli, accorto nel consigliare, efficace nell'operare, amabile in tutto. Di mente serena, dolce di animo, di spirito sobrio, assorto nella contemplazione, costante nell'orazione e in tutto pieno di entusiasmo. Tenace nei propositi, saldo nella virtù, perseverante nella grazia, sempre uguale a se stesso. Veloce nel perdonare, lento all'ira, fervido d'ingegno, di buona memoria, fine nelle discussioni, prudente nelle decisioni e di grande semplicità. Severo con sé, indulgente con gli altri, discreto in tutto. Era uomo fecondissimo, di aspetto gioviale, di sguardo buono, mai indolente e mai altezzoso. Di statura piuttosto piccola, testa regolare e rotonda, volto un po' ovale e proteso, fronte piana e piccola, occhi neri, di misura normale e tutto semplicità, capelli pure oscuri, sopracciglia diritte, naso giusto, sottile e diritto, orecchie dritte ma piccole, tempie piane, lingua mite, bruciante e penetrante, voce robusta, dolce, chiara e sonora, denti uniti, uguali e bianchi, labbra piccole e sottili, barba nera e rada, collo sottile, spalle dritte, braccia corte, mani scarne, dita lunghe, unghie sporgenti, gambe snelle, piedi piccoli, pelle delicata, magro, veste ruvida, sonno brevissimo, mano generosissima. Nella sua incomparabile umiltà
si mostrava buono e comprensivo con tutti, adattandosi in modo opportuno e saggio ai costumi di ognuno, veramente più santo tra i santi e tra i peccatori come uno di loro. O Padre Santissimo, pietoso e amante dei peccatori, vieni dunque loro in aiuto e per i tuoi altissimi meriti, degnati, te ne preghiamo, di sollevare coloro che vedi giacere miseramente nella colpa.